E passiamo adesso alla pagina politica, missili scemi, una casella elettorale che fa gola ai big della politica dell'intero trapanese. Questa è la seconda parte che vi proponiamo dell'intervista realizzata pochi giorni addietro, quando venne presentato giusto il simbolo del movimento Missili Scemi Progetto Comune. Vi ricordiamo che sono 10.000 possibili votanti. Dunque sentiamo Elio Barbera, Milena Imbornone e Liliana Rondello. Per voi le interviste. Il movimento, che sarà quello che poi andrà alle prossime amministrative di maggio, è un momento importante, un momento tanto aspettato anche da noi che abbiamo lavorato per oltre 15 anni per arrivare a raggiungere il risultato. Speriamo che i cittadini e il nostro territorio capisca che il nostro impegno continua anche nella futura amministrazione. Non è proprio una lista civica, vogliamo fare proprio un movimento che aggreghi sempre i cittadini intorno a un progetto. L'elemento principale per noi è sempre il progetto, come abbiamo fatto in questi anni, e vogliamo proseguirlo anche con questa condivisione dei cittadini del territorio nell'amministrazione comunale. Ovviamente è una competizione democratica, quindi ognuno spenderà le sue armi. Noi dalla nostra abbiamo un percorso che abbiamo, come dicevo prima, un progetto, un percorso con i cittadini che ci hanno legittimati anche col referendum. Ovviamente nella competizione elettorale ci saranno tutti quelli che vorranno partecipare. Tutti dovranno avere un'idea, dovranno avere un progetto, dovranno avere un qualcosa che possa far migliorare la qualità della vita di questo territorio. Noi non abbiamo paura, ci spenderemo sul territorio come ci siamo spesi in questi anni, e cercando di dare il meglio ai cittadini. Eravamo inesperti pure a creare un comune, ci siamo riusciti, quindi spero che anche questo possa essere applicato all'interno della pubblica amministrazione. Nel piccolo c'è la forza dell'Italia, è una frase che abbiamo sentito al corso di formazione politica, e non solo questa frase, ma il concetto è stato ribadito più volte, lo abbiamo assimilato, metabolizzato, e nel piccolo comune in questo caso ci sarà la forza per, diciamo così, creare le condizioni per una vita migliore. Bastano quelli insomma, quelli della fiducia che abbiamo sempre avuto e speriamo di poterla avere anche in futuro. Siamo sempre stati coesi e lo saremo anche nella presentazione della lista. Il nostro candidato a sindaco soprattutto dovrebbe essere un sindaco che parla con la gente, che ascolta i bisogni della gente. Noi abbiamo un territorio, diciamo, molto piccolo rispetto a una grande città e quindi dovrebbe essere il sindaco di tutti. Io faccio una frase che non è mia. Noi abbiamo avuto ospite il sindaco di Ferla, che è un comune virtuoso della Sicilia, il quale ha detto che al momento della sua campagna elettorale, proprio all'ultimo comizio, ha chiesto ai suoi cittadini, non i voti, ma di dare le chiavi delle loro case. Desideriamo avere le chiavi delle case di ogni cittadino misilese, perché ogni cittadino misilese deve essere partecipe della politica, deve essere attivo. Siamo aperti a tutti, anche ai comuni vicini che hanno voglia di collaborare con noi e con i nostri progetti.